aboliremo l'ICI. Approfitto di un ultimo minuto fuori topic perché approfitto della presenza dell'onorevole Romani. Chiedo scusa a tutti quanti. È in discussione un importantissimo decreto che il governo sta approntando e che cambierà probabilmente il futuro del sistema mediatico italiano. Il governo sta svolgendo la sua opera di indagine e di ascolto e siccome esistono da più parti più o meno interessate osservazioni rivolte al governo, ecco, io mi limito a formulare un auspicio perché il governo sia saggio, non dubito che lo sarà, ma insomma io l'auspicio lo formulo lo stesso, che sia saggio per un decreto che è molto delicato e che certamente avrà conseguenze importanti sul sistema dei media italiano. Grazie. Decreto. Colombo mi ha fatto una provocazione, ma che io raccolgo, guardi, non ho nessun tipo di problema. Sulla delicatezza del decreto sono d'accordo, non credo che stiamo risistemando il testo unico della televisione, stiamo facendo interventi di recepimento della direttiva europea. Io non so a che cosa si riferisse quando parlava di delicatezza. Se si riferisce al mondo del cinema, che ho incontrato tutto, ritengo che qualche modifica verrà fatta. Se si riferisce invece, visto la professione che esercita, al rapporto su blog, internet, il mondo di vita, eccetera, su questo la posso rassicurare. Io ho un approccio molto laico alle cose per chi mi conosce e ho incontrato, perché volevo capire quali fossero i problemi visto le mail che ricevevo, volevo capire da Google e da Yahoo, che ho incontrato a lungo una mattina, quali fossero esattamente i punti critici nel decreto che stavamo preparando. Scontato un fatto. La nuova direttiva europea parla di servizi media degli audiovisivi, quindi non siamo più in presenza di TV transfrontaliere, siamo in una definizione più larga, che comprende, e lo dice la direttiva europea, il fatto che se YouTube, comprata da Google per 1.670.000.000, se non ricordo male, introduce YouTube, dei filmati coperti da diritto d'autore, ovvero dei film o delle cose che ha fatto un broadcast e li commercializza, cioè ne fa un uso economico, questo fa diventare quel YouTube un programma che deve essere considerato esattamente come un broadcaster, cioè fa il mestiere del broadcaster. Se invece YouTube introduce filmati privati di chiunque in una raccolta di tutto ciò che c'è nel mondo che non è coperto da diritto d'autore, può farlo tranquillamente. Non abbiamo regolamentato i siti, non abbiamo regolamentato i blog, non abbiamo regolamentato nulla, abbiamo solamente detto, attenzione, se tu metti la pubblicità su un prodotto editoriale di altri che tu passi gratuitamente, tu ti metti allo stesso livello degli altri. Poi non è che tu non lo possa fare, devi sottostare alle regole alle quali sottostanno tutti i broadcaster. Questo è il punto. A mio avviso un malinteso è nato, professore, insisto, se la domanda sua si riferiva a questo campo, sul fatto dell'autorizzazione. La direttiva 31 dell'e-commerce parla di autorizzazione preventiva, ovvero chi vuole utilizzare la rete per fare commercio ha, lo dice la direttiva europea, attenzione, non diciamo noi, ha bisogno di un'autorizzazione preventiva, così è definita e tradotta in italiano. Noi abbiamo introdotto il concetto di autorizzazione generale, che è una DIA, è una dichiarazione di inizio attività. Dopodiché uno può immediatamente cominciare a fare quello che vuole fare. Se entro i 60 giorni il governo verifica che non si ricade nella fattispecie che citavo prima, il percorso aperto in quel momento è assolutamente libero. Quindi non c'è da parte del governo nessuna volontà censoria di nessun tipo rispetto a questo problema. Questo lo voglio chiarire e le dico che nell'incontro fatto con Google e Yahoo, che sono diciamo, gli interlocutori naturali su questo campo, hanno dato a me certezza di essere perfettamente d'accordo con la interpretazione e anche con la modifica a maggiore chiarimento che comunque anche su questo punto introduciamo. Grazie.